sotto l'estano. No. Allora, interviene il consigliere Superbo. Allora, io intervengo volentieri, concordando un po' con il mio gruppo, su questa mozione. Discutere nella nostra città e portare l'esperienza della nostra città a questo gruppo di lavoro, a questo network, io credo che sia importante. Per due ragioni ritengo importante l'adesione. La prima ragione è, credo, che a dismisura in questo periodo molti politici e non solo sull'argomento famiglia dicono cose non tenendo conto di alcune realtà. A volte, non voglio volgarizzare, sull'argomento famiglia, sul sostegno alla famiglia, sull'educazione alla famiglia, parlano, sentiamo fare dei discorsi, ma che sono molto lontano o molto lontani dalle realtà che viviamo. A volte mi viene da volgarizzare e dire: questi hanno la pancia piena e sono a posto, possono parlare in quel modo là. Io credo che portare le nostre esperienze, che sono sempre migliorabili, sono migliorabili quando le metti a contatto con altri, credo che sia una cosa buona. Però credo che anche uno dei lavori che dovrebbe fare questo insieme di comuni è quello di far sì che non ci si ricordi solo in certi momenti della condizione della famiglia, perché qua dietro si possono celare un sacco di ragionamenti, un sacco di ipotesi, un sacco di dubbi. Io credo che questi comuni che aderiscono, che hanno aderito e che aderiranno, quando fanno i loro bilanci devono porre le loro attenzioni. Per cui, dato che non è così dappertutto purtroppo, io faccio un esempio pratico solo per capirsi e rendere l'idea chiara. Un cittadino a Collegno, se prende 1000 euro al mese di stipendio e ha famiglia, e il comune dove lui abita riesce a dare con le politiche, voi abitative, voi di sostegno, perché hai citato l'ISI, riesce a dare una serie di servizi, è chiaro che quei 1000 euro restano 1000 euro. Se la stessa persona che abita, che ha famiglia, la stessa famiglia, le stesse condizioni delle 1000 euro, abita in un altro posto dove i servizi non ci sono, è chiaro che quei 1000 euro diventano 600, diventano 700. Per cui io ritengo che una piccola frase, se si è d'accordo, la si possa aggiungere a questa mozione, e che può essere un impegno, perché qualcuno di noi in quel network deve essere presente. Credo che alla fine, dove si dice si impegna il sindaco e la giunta, dove dice ad aderire al network città per la famiglia, iniziando un percorso di collaborazione e via e via e via, dove c'è scritto di sempre migliori politiche a sostegno della famiglia, con l'impegno di coinvolgere, chiedo di aggiungere questo, con l'impegno di coinvolgere le istituzioni a tutti i livelli. Questo è il contributo che mi sento di dare a questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Superbo.